E venne la guerra terribile, con le sue rovine, le sue distruzioni, i suoi orrori. Cosa potevano rappresentare in tanti e tanti casi le opere di protezione escogitate ed attuate di fronte alla straordinaria potenza dei nuovi mezzi di distruzione e ai terrificanti sistemi della guerra moderna? Dalla Sicilia al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto, alla Campania, al Lazio, alla Toscana. Ovunque, per tutta Italia, è stato un rovinoso crollare di cupole, di soffitti, di mura, che ha travolto, incendiato in pochi istanti, panorami di secoli, preziose testimonianze di una lunga vita civile. Così a Padova, dove con il Duomo e il Battistero veniva colpita la chiesa degli Eremitani, abbattuta anche nella cappella Ovetari, ove erano gli affreschi capolavoro di Andrea Mantegna. Si torna col pensiero agli incomparabili aspetti di un tempo. A Rimini, il tempio malatestiano, gloria di Leon Battista Alberti, orrendamente sfigurato. A Napoli, tutti gli insigni monumenti colpiti, dalla chiesa dei Gerolomini a quella di Santa Chiara, tra le più belle della città, incenerita con tutte le sue ricchezze. Così per tutta Italia, da Torino a Milano, a Cagliari.